Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, bentornati a questa nuova puntata della discussione galattica. Di cosa parliamo oggi, caro Doc Nico? Maledizione, tira giù quel white dart. E chi è questo? Chi sei tu? Beh, è migliorato, devo dire la verità, rispetto a come era prima, ma in generale credo che qualsiasi cosa possa migliorare con meno, sì, in quel senso lì potrebbe essere. La barba comunque. Ma lei come si chiama, ad esempio? Colombino. Ci vogliamo credere? O lo scopriremo nella prossima puntata? Ok, vai con la rettoscopia, vediamo subito. Okay. Qualcuno ha un guanto? Lo scopre da lui. Ok, in realtà lo conosciamo già, lui si chiama Luca. L'abbiamo già citato, credo, in qualche rubrica, da qualche parte, da quello che fa cose strane coi denti e gli sprue delle miniature. Ah, hai detto questo di me? È vero. Sì. Non ho detto il resto cosa fai perché ci seguono i minori. Questa è diffamazione, però, Non se è vero. È diffamazione. Ma se corrisponde al vero, no? È diffamazione, in ogni caso. Argomento della discussione galattica di oggi è la diffamazione secondo la normativa galattica. No, in realtà no, non ci interessa, quindi andiamo avanti a questo punto e vediamo un po'. Luca, come tanti di noi, è un hobbista galattico in questo senso. E dici un po', Luca, cosa hobby tu? La prossima puntata la faremo sulla declinazione di hobby. Allora, io ho iniziato... Non hai iniziato. Quando ho iniziato io... Voglio stare serio. Ho iniziato con i modelli Citadel, principalmente con la scatola di Passo Teschio. La finisci? Cioè siamo... Lo sto facendo per i nostri amici della Francia meridionale. Ah. Perché loro l'ascoltano in dialetto. Vabbè. A parte questi due che mi stanno facendo perdere la concentrazione. Perché prima invece come eri concentrato, porca miseria. Ma dici un po', cosa hai giocato? A che sistemi di gioco hai giocato? Allora, ho giocato a Warhammer prima, Fantasy, quindi? Sì, prima di quello di Age of Sigmar. Quindi l'ottava edizione. Ho giocato sia la settima che l'ottava. Ok. Sì, il passo teschio era di settima, è vero. Perché esatto. Poi l'ottava era l'isola del Poi sangue. Ho giocato con l'ultima versione prima del lancio del Signore degli Anelli. Mm-hmm. Quindi prima dell'Hobbit? No, ho iniziato, sì, prima dell'Hobbit, però ho giocato più all'Hobbit in sé, come regolamento. E adesso sto tentando di finire di dire per quattro cose, porca miseria, e dillo che giochi al coso là, Kings of War, balle varie. Sto no? per dire una cosa grossa, lo riconosco, rimpiango Colombia. No, perché c'è lui che mi sta scusando. È già colpa mia, no? Rimpiango poi Colombino. Non so che cazzo dire. E te lo sto dicendo io cosa dire. Ho ancora fresca nella memoria la discussione sul concilio degli Eldar e la mezz'ora che ci ha messo per spiegare. No, aspetta, tu rimpiangi Colombino solo perché è un po' che non lo vedi. Probabilmente è sì. È l'unico motivo. Probabilmente sì. Plausibile solo quello. Devo anche rispondere al premio, tra l'altro. Ma perché... l'altra domanda è: dov'è Colombino? È dov'è Colombino? L'ho Ma ci interessa davvero saperlo? L'ho ucciso comunque. Diffamazione e omicidio. Omicidio. Siamo già due reati collezionati in una discussione galattica. Così. Se non lo vedete in altre discussioni, sapete perché. Esatto. Ho un futuro. In realtà no, però vabbè. Tornando a noi. Allora, abbiamo detto Passo Teschio, quindi Warhammer Fantasy. Hai giocato alla settima, all'ottava. Hai giocato a Signore Anelli. All'Hobbit, che sapete comunque Signore Anelli. Adesso sto giocando a Kings of War. E poi sto cercando di vedere se riprende il Signore degli Anelli con il rilancio della nuova perché edizione. Perché stanno rilanciando la nuova edizione del Signore degli Anelli? Ah! Quindi tu sei uno di quelli brighella che l'aveva mollato. Sì. E perché l'avevi mollato? Perché la gente smette di seguire un gioco? Per le liste uguali? Traduco, per la varietà di liste sul campo. Poi giocatori poco sportivi. E chi giochi? Con Edo, che tu con... Brutte cose, facciamo i nomi, diffamazione questa. Esatto. Siamo a già due. Siamo a tre. No, diffamazione due, cioè diffamazione e danni di fra, diffamazione e danni di questo Edo che io non conosco. È diffamazione. Che salutiamo, ciao Edo.
E omicidio. E omicidio. Perché Colombino è morto, poverino. E, diciamo, il gioco non veniva seguito. Come Collirio può andare bene, secondo te? Lo proverei, vai! Insomma, ci sono situazioni in cui le persone smettono di giocare alcuni giochi. Questo perché solitamente le case che li producono smettono di supportarli, quindi non c'è più l'aggiornamento delle regole, aggiornamento dei nuovi modelli, o alle volte, come può succedere, magari non sono più neanche reperibili i modelli che sono attualmente in, che sono attualmente comunque magari su quelli che sono i manuali, eccetera eccetera. Quindi diventa difficile trovare una varietà, come diceva il buon Luca, di gioco. Quindi vai a fare tornei piuttosto che partite anche amichevoli, ti trovi avanti sempre alla solita lista con sempre il solito giocatore, piuttosto che alla fine molti hobbisti da questo purtroppo comprensibilmente comunque si annoiano e tendono comunque ad abbandonare dei sistemi di gioco in favore magari di altri o di altre cose. Ma poi alle volte succede che, come nelle migliori favole, alle volte, e alle volte ritornano. E come ritornano? E come ritornano? E come ritornano? Ritornano in pompa magna, direi. Qui c'erano sul White Dwarf, mi pare, se non ricordo male. Sì, infatti. Dicevamo che c'è una nuova scatola base, mi esattamente, pare. Una nuova scatola molto base. Molto golosa, tra l'altro. Assolutamente sì, che ha proprio una chicca all'interno, perché ha il primo personaggio con nome in plastica. È in plastica? Non tutto è in plastica, assolutamente no. Tutto in plastica. È tutto in plastica, è plastica di ottima qualità. A piedi, a cavallo. In plastica. Non ho ancora avuto modo di vederli di persona, ma chi lo ha fatto mi ha detto che la qualità di stampa pare essere migliorata. Io li ho visti in sprue, non li ho ancora visti assemblati, ma la qualità di stampa è veramente ottima, sono veramente veramente belli. No, Re Theoden è veramente bello. Ma di suo, poi è biondo, Nibelungo. Esatto. In realtà poi sarà anche su, cioè Re Theoden a piedi è solo l'inizio di una nuova gamma di personaggi in plastica. Quindi a cavallo. Abbiamo già visto un certo Gandalf il bianco, credo, sì. Mitrandil con un passeggero su ombra manto. Sì. Sì, chi sì, è sì, questo passeggero? Pellegrino Tuk. Pellegrino Tuk. Tuk. Forse Peregrino? Peregrino. Potrebbe essere. Chiederemo a Tolkien, ce lo farà sapere. Diamo uno squillo dopo. Che ci segue, segue, no? Ci segue anche lui. Ciao. Ci segue su Facebook. J.R.R. lo salutiamo. Ma per il fatto dei modelli, per esempio sul braccio. La fusione una volta non le fanno sul braccio, le fanno sugli sprue. No, la parte bassa del braccio, se ti ricordi, per esempio i raminghi erano tutti così, raminghi, ricordiamolo. Questa è una figura di un ramingho così, diciamo, che era piatto, non c'aveva nessun dettaglio. Sai che bella armata che era sul campo intera di raminghi messi così, ed è per distrarre gli avversari. Cosa sta facendo? È vero, è vero. Beh, quanto ti dico, no, allora, ti dicevo, dicevi, Luca, non ho avuto modo di vedere di persona, ma mi diceva chi li ha visti, e allora, il buon Nico li ha visti, che sì, pare siano migliorati. I realtà, modelli, appunto, i modelli della scatola sono in realtà i modelli che abbiamo già visto nel corso degli anni. Quasi tutti. Perché Rohirrim e anche i vari orchi sono comunque quelli già noti, già in vendita da tempo. La nuova aggiunta è appunto Re Theoden. Theoden, da quel poco che ho visto, è perfetto. Quasi non aveva bisogno neanche di pulizia. Era veramente sì. La qualità di stampa era veramente, veramente di alto livello. Per gli altri modelli, avendo qualche annetto in più rispetto a Theoden, un minimo di pulizia è necessario comunque, perché per forza di cose con il tempo l'usura dello stampo può portare a qualche piccolo difetto nella stampa, ma nulla che nulla di irrimediabile, tutto può essere comunque risolto con una lima e ma poco tu altro. Hai visto la scatola base in sprue? In sprue. Quindi meno male i modelli rispetto al passato, c'è stato, per esempio io parlo di quelli vecchi, c'è stato qualche miglioramento sui dettagli, soprattutto su alcune parti. Allora, i modelli sono comunque quelli dell'epoca, quindi lo stampo, dicevo, è sempre quello. Forse non so se poi, perché Nico non so quanto si sia dedicato a Signore Anelli. Ho iniziato. Ho iniziato adesso. Io dico, no, alcuni modelli oggettivamente avevano dei difettucci di stampa, tipo anche la fusione collo capelli. Sì, quello che stavo che ricordo bene. Era così, quelli anche così, sì, un po' così. E pare che invece questi problemi siano stati risolti. Ti dico, andiamo a vederli appena arrivano nei negozi, magari. Ma vorrei tornare un attimino sul discorso dei sistemi di gioco che vengono abbandonati. Voi avete mai abbandonato qualche sistema di gioco? Allora, abbandonato a lungo termine, no. Nel senso, in linea mentale, no, ci.
tipo dove Cadia, Cadia sta qui. Esattamente. Nel senso, non lo abbandonerò mai. Sì, però è stato così. Vabbè, io devo dire, nel senso, non come molti sanno, almeno quelli che mi hanno visto anche il mio punto di non ritorno, eccetera, eccetera, non sono stato un grandissimo giocatore di Warhammer Fantasy, mio malgrado, per tanti motivi. Avevo cominciato a giocare con appunto la nona edizione, scusate, l'ottava edizione, e ancora oggi però mantengo un paio di eserciti per quella partita ogni tanto. Certo, non posso non posso dire che seguo quel gioco lì, anche perché non essendo più supportato, trovare chi ne gioca, dove giocare, può essere difficile, se no nella partita tra amici, eccetera, eccetera. In questo momento in particolare sto giocando un sacco a Underworlds, che cambierà nome a breve, non sarà più Shadespire. Esatto, ma rimarrà Underworlds. Sempre Underworlds, stagione 2, Night Vault. In cantina. Perché hanno deciso di cambiare nome? E si sposta. Perché, perché Shadespire era la città. Almeno uno era Underworlds e Shadespire. Ok. E questo lo dico anche a favore di chi, appunto, come me, poco tempo fa, continuava a chiamare Shadespire. Ripeto, no, adesso cambia nome. No, è rimasto Underworlds. Esatto. Cambia città, o meglio, va in cantina di Shadespire. C'è un pratico ascensore, esatto. Meno uno con la ragazza di Ipanema fatta chill out come sottofondo, si scende nel tuo. C'è anche lo scivolo, quello tipo, esatto, toboga. Sì, sì. Esattamente. Esatto. E si va sotto, quindi cambia nome, rimane Underworlds, però cambia location. Con un sistema di gioco che è sempre quello di Shadespire, in pratica con non cambia nulla, con qualche aggiunta, esatto, ma per il resto plance, dinamiche, caratteristiche restano sempre le stesse. Di fatto tutto questo fa sì che la prima stagione di Underworld, quindi tutto quello che è uscito finora per Shadespire, bande, carte e tutto il resto, è totalmente compatibile con Night Vault. Quindi la vostra collezione può tranquillamente essere utilizzata anche per giocare. Anzi, rapidi a completare ciò che vi manca, che tra un po' uscirà roba nuova, quindi sì, di corsa. Sì. Comunque, tornando al volo su quello che avevamo detto prima, quindi sul sistema di gioco abbandonato in passato, vabbè, io in realtà non ho mai giocato, come dicevi tu, a Warhammer Fantasy Battles, pur avendo iniziato l'hobby con quello. Poi di questo magari ne parleremo in un punto di non ritorno. Sono diventato giocatore con Age of Sigmar, quindi con AOS sono rimasto più o meno costante, di fatto fino a qualche mese fa, diciamo all'inizio di quest'anno, ho messo in pausa Age of Sigmar dopo aver finito il mio esercito di Fire Slayers. Nanetti con le chiappe al vento. Con le chiappe al vento, esatto. È stato richiesto. Per dedicarmi soprattutto ai, chiamiamoli gateway games, cioè quei giochi che in una serata fai in un'oretta e mezza, ti fai la partita a Necromunda, per dire, piuttosto che a, appunto, ad Underworlds, Blood Bowl, qualunque altra cosa. Quindi nell'ultimo tempo ho messo Blood un Bowl, po' in stand-by. Scusate, a meno che tu non abbia i nani, non riesco a raccogliere i palloni, chiuso parentesi. Ciao Simo. Ho ripreso poi Age of Sigmar con poco prima dell'arrivo della seconda edizione, con un paio di eventi, uno dei quali era stato il Warese Fest, la prima edizione, seguita poi grande da... Warese Fest. Esattamente. State sintonizzati per la seconda edizione, che arriverà brevissimo, tra l'altro. E un torneo invece nel modenese. Dopodiché, dopo un mesetto, è uscita la seconda edizione e ci sono ricaduto proprio. Tu c'è qualche gioco a cui stai giocando adesso, oltre a ripensare al signor Ianelli? Sto giocando a Kings of War. No, mi dispiace, come è successo? È successo per l'abbandono di Warhammer. Raccontaci un po' di sto gioco. Come funziona, com'è, allora, cosa ti piace di questo gioco? Il gioco ha una meccanica semplice, abbastanza semplice. In realtà, di cosa tratta? Qual è il background di questo gioco? Viene ambientato in un mondo fantasy in cui ci sono varie forze in cui si combattono. Non ne ho mai sentito uno simile. La prima volta che... mondo fantasy dove alcune forze si combattono, questo è, no, è una novità per me. Ma si combattono a vicenda oppure si combattono da soli? Allora, sì, come quindi? Cioè, adesso mi dici, sto giocando questo a King of War. A King's of War. Okay. È bello, cos'è? È un gioco con forze fantasy che si picchiano. Ok. Dimmi qualcosa in più. Ci sono delle divinità? Che tipo di fazioni ci sono? Allora, ci sono gli orchi e gli elfi? No, sì. Allora, ci sono i nani, che sono i più belli di sempre. Drammatic sono i più spettacolari. Mm. Infatti hanno recensione uno. Che si appoggia principalmente alla Mantic. Mm. Però il gioco ti permette di giocare con diverse miniature di diverse marche. Quindi si può, questa è una novità, cioè c'è un sistema di gioco dove tu puoi giocare, cioè che poi va bene, nelle partite casalinghe si può fare comunque a prescindere, sì, però quindi nel sistema di gioco... Però diciamo che rispetto a Warhammer Fantasy dell'ottava edizione è molto più semplice. Giocare anche con meno miniature, immagino. Sì, perché... Quindi è più uno skirmish che non un wargames.
è più su Wargame, però puoi giocare meno miniature perché il gioco per fare le unità ti dice puoi giocare con la metà più uno dei modelli, quindi se ne hai 40 ne puoi giocare 21. Ogni unità ha le sue, diciamo, la sua dimensione, quindi non è come in Warhammer Fantasy che potevi fare per esempio mettere tutto sul rango frontale, che quelli che stavano davanti, ma ti puoi creare la tua basetta con la tua dimensione, diciamo con la dimensione la tua disposizione anche con, delle miniature. Sì. Quindi giochi con la basetta scenica. Sì. Altra roba interessante. Questo è carino. Quindi cioè, potrei disporre la mia unità a zoccolo di gnu, per esempio. O anello di chiurlo anche. Cioè, il gioco ti dice che devi giocare. Com'è uno zoccolo di gnu? Tu devi rispettare la dimensione della basetta che ti dà il regolamento. Poi te lo puoi mettere come i modelli in. Aspetta, te lo puoi mettere. Ci sono sempre i bambini che ci seguono, voglio dire, adesso. Diciamo, è il gioco che ti dice che devi giocare con un minimo di modelli. Come vuoi disporre sono affari tuoi. Quindi, quindi io posso giocare con la basetta, cioè posso mettere tutti i modelli sulle loro basettine, su una mega basettona, e andare in giro per il campo con la basettona. Sì. Fico. E il gioco, diciamo, il sistema di gioco è molto più veloce. Quindi quanto dura una partita? Un'ora e mezza. Più veloce rispetto a cosa? A Age of Sigmar o a Fantasy Battles? Warhammer Fantasy. Ok. Perché lì hai due ore, perché vatti a cercare le regole delle varie magie, dove tirare i dadi. O si potevano anche imparare, ma fa niente. È più veloce spargi i fogli in giro e poi le cerchi, no? Tutte le meccaniche di principio sono agevolate, perché le ferite si vanno a conteggio della disciplina dell'unità. Ovvero? Ovvero che tu hai due valori. Primo viene chiamato test di Weaver, che l'unità è scossa. E poi il secondo valore, che è il test della distruzione, che viene, l'unità viene distrutta. Si fa prima di tutto il conteggio delle ferite, si lanciano due dadi, se tu raggiungi il primo valore l'unità è scossa, diciamo non può fare niente, va in waiver, quindi è confusa. Il secondo valore la distrugge l'unità. Quindi non devi stare neanche lì a rimuovere i modelli sulla basetta. Quindi tu le metti. No, bello sto gioco, divertente. Un sacco. Giochiamo a amici che giocate a Kings of War, fateci sapere se è così divertente anche dal vivo. Quindi scriveteci, fateci sapere un po', invogliateci a giocare. Perché spiegateci il regolamento, soprattutto non ho capito niente. A parte io sono rimasto lo zoccolo di news. Se vogliamo partire da quello, tranquilli e. Facciamo, allora io ho capito che c'è uno zoccolo di gnu e c'è una basetta scenica enorme. No, ma dato deve essere poi bello, perché se vuole lui va ai tornei, ma non sa che gioco sta giocando, no? Io stavo cercando di spiegarlo più semplice. Infatti, si è capito. È che, chiaro, no? Chiaro. Se volete altre puntate di Luca che spiega Kings of War, o altri giochi, fatecelo sapere, che ovviamente. O se non lo volete, fatecelo sapere. Se non lo volete. Un tempo c'era Impariamo a dipingere con Colombino, no? Mi pare di ricordare. Adesso c'è Impariamo a giocare con Luca. Esatto, potremmo fare una nuova rubrica. Chiedetecelo anche, dite non fatelo. Esatto. Così. Dai, non sto andando così male, dai. Questo lo direte voi con i commenti in fondo a questo video. Scusate tutti gli esempi di video che avete sotto, in fondo c'è la parte dei commenti, e ditecelo se vi sta triturando la m***a come a noi qui, o invece no, per esempio. E per il resto, amici galattici, direi che possiamo chiudere qui. Siamo questa sufficientemente stanchi. Discussione galattica, anche perché tra un po' chiudo io. Non so tu, ma io chiuderei. A questo punto metteteci un like, quantomeno, perché siamo sopravvissuti fino alla fine. Fateci i complimenti per essere ancora vivi. Ancora vivi. Tanto siamo quasi lisci, non ho più lisci a un certo punto. Mi stanno ammosciando pure i capelli, per non dire altro. Se volete far vedere anche ai vostri amici le sofferenze che dobbiamo vivere. Iscrivetevi al nostro canale. Condividete il video. Esatto, no, condividetelo. Ho scritto sofferenze da parte di Luca. O qualcosa del genere. Ciao! C'è solo una parola per dirlo. Il tavolo è stunnato. Nooo!